Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Allora, questo è un video in collaborazione con il gruppo Cathy Centos e Company di Facebook e praticamente appunto questo gruppo ha ideato questa collaborazione di Natale. Ogni ragazza pubblicherà un video tema Natale e vi metto tutti i link qui sotto. Ovviamente andate a vedere i video delle altre ragazze, siamo davvero davvero tantissime, quindi mi fa un sacco piacere fare questa collaborazione. Io volevo farvi vedere i miei rossetti preferiti che utilizzerò in questo periodo delle feste. Per prima cosa, in realtà, volevo dirvi che se vedete la mia faccia qua un po' strana, è perché una settimana e mezza fa circa ho tolto il dente del giudizio e niente, è andato tutto bene, non sono stata tanto male. E mi sono gonfiata abbastanza, però insomma è normale, solo che ora mi è venuto un po' l'ematoma, però insomma ci metterà un po' ad andare via, l'importante è appunto che non mi faccia male. Quindi vi faccio vedere i miei rossetti preferiti. Iniziamo con quello che ho indosso in questo momento, che è questo qui della Kiko, il numero 909, e ve lo faccio subito vedere ed è questo rossetto qua, che è un ciliegia scuro bellissimo e credo che questa sia la linea più economica dei rossetti Kiko. E niente, allora questo rossetto ha un bellissimo colore. Poi magari vi faccio lì, mi metto le foto degli swatch e per gli altri rossetti, rossetti indossati, così vedete meglio perché in video non rendono benissimo i colori. Comunque è un colore bellissimo. Il rossetto è molto confortevole perché è abbastanza cremoso, quindi non secca per niente le labbra. Dura abbastanza, ovviamente non è un rossetto opaco, quindi bisogna stare un po' attenti che non vada nelle pieghettine o che non sbavi. Io vi consiglio di mettere sotto una matita colorata, magari anche dello stesso colore, così quando poi man mano il rossetto va via vi rimane il colore sotto, oppure di fare il contorno delle labbra con una matita trasparente, così almeno contenete un po' le sbavature. Comunque questo è davvero davvero molto bello e costa poco. Sempre continuando con Kiko, vi faccio vedere questo qui. Non ho idea di che numero sia, sinceramente, perché qui sotto non c'è scritto. Comunque, il rossetto in questione è questo qua. Allora, è abbastanza diverso dall'altro. Questo è più un color rosso mattone. È bellissimo, è di questa linea qua della Kiko, quindi questo è meno cremoso rispetto a quello precedente. È dura di più, è più opaco perché questo, insomma, riflette un po' la luce. Poi, sempre Kiko, io ho tanti rossetti Kiko perché mi trovo abbastanza bene e non costano tanto. Questo qui, il numero 84 di questa linea qua, che credo sia la linea basica, questo qui è il primo rossetto rosso che ho comprato. Ve lo faccio vedere ed è questo colore qua. Vediamo se si vede. E questo è un rosso molto molto acceso, davvero bellissimo. Questo è super opaco. È abbastanza duro da stendere, però dura tantissimo e ovviamente secca un pochino le labbra. E dello stesso colore ho anche questa matita qua della Kiko, che sembra che è la numero 306, che è esattamente la stessa punta di rosso. E questo è un rosso molto molto acceso, non è un rosso scuro. Le ultime due cose della Kiko sono queste due tinte labbra. E queste qua sono le Double Touch. E quindi da questa parte qui c'è la tinta labbra e di qui invece c'è il lucida labbra. E allora io ho questa qua che è la numero 102, questo colore qui, che è un colore nude con del mattone all'interno ed è un colore davvero davvero bellissimo, molto simile al colore delle mie labbra, ma forse un po' più freddo, che sto utilizzando tantissimo anche tutti i giorni ed è un colore stupendo. E poi invece ho questo qui che è il numero 113, che invece è un bordeaux. In videocamera sembra più mattone, però è invece un colore abbastanza viola, molto scuro. E queste appunto sono delle tinte, quindi seccano le labbra, però durano a lungo, potete mangiare, bere e non vanno via. Passando poi ad altre marche, ho sempre una economico, questo qui. Che questo è famosissimo, è lo Stay Matte Lip Cream della Essence. Questo qui è il numero 02 Smooth Berry. E questo qui è un rossetto cremoso che però si applica come se fosse un lucida labbra con questo qui. Ha profumo di vaniglia, questo
quindi è un profumino dolce che a me non dispiace. E niente, questo si applica, si riesce ad applicare bene. Questo ovviamente non si fissa tanto sulle labbra, però ha una buona durata. Ovviamente poi il colore un po' scompare. È molto cremoso, quindi magari state attenti appunto a non applicare troppo prodotto perché poi potreste sporcarvi o sbavare un pochino. E questo qui è un bellissimo color ciclamino, direi, ed è davvero molto molto bello. Ultimi due prodotti sono questo qua, che ormai conoscerete tutte perché è il mio rossetto scuro preferito di Rimmel, la linea di Kate Moss. Ora ha fatto anche quelli nuovi nude che io non ho ancora provato. Questo è il numero 107 ed è fantastico. Infatti, come potete vedere, è quasi finito. Questo qui l'ho indossato anche in tantissimi video, è stupendo, è un colore davvero bellissimo che io amo, adoro. Mi sembra che questo venga sugli 8 euro, quindi un po' di più rispetto agli altri. Questo qui che è un rossetto vecchissimo di Peggy Sage, come potete vedere. E questo qui in realtà è della mia mamma, non c'è neanche più scritto il numero, cioè è davvero vecchissimo, però ha un colore che a me fa impazzire. Infatti vorrei comprare un colore che ci assomigli, che è questo qui. In realtà dal vivo è molto più viola, è un viola scuro, è cremoso, però se lo applicate sulle labbra, magari lo fissate con un pochino di cipria e il fazzoletto, dura abbastanza. Io faccio sempre delle prove con i rossetti, una volta ho messo questo, ho fatto la doccia e quando sono uscita dalla doccia c'era ancora il colore. Quindi anche questo è un rossetto ottimo. Credo non sia più reperibile, anche perché non so quanti anni abbia, però è davvero davvero bellissimo. Quindi questi sono tutti i miei rossetti preferiti che userò appunto in questo periodo delle feste. Fatemi sapere quali sono i vostri. Mi raccomando, passate anche dalle altre ragazze. Io ringrazio Katie e anche ovviamente tutte le altre ragazze che hanno fatto questa collaborazione con me. Se non ci vediamo prima con un altro video, vi faccio tanti tantissimi auguri di un buon Natale, un felice Natale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, che lì pubblico un po' di foto. Mando un bacione, ciao!